Amici di Battista 70 Phone, eccoci alla video recensione del Meizu M2 Note versione internazionale. Ovviamente a livello hardware non cambia nulla rispetto alla versione cinese, anche qui manca la banda 800 MHz, anche questo è un dual SIM, dual standby LTE, ma a livello software la versione è meglio ottimizzata per, diciamo, l'Europa e per il nostro utilizzo. Non ci sono applicazioni cinesi e soprattutto con la versione internazionale è Meizu stessa che risponde per l'assistenza. Inoltre sono garantiti gli aggiornamenti da qui in avanti per quanto riguarda Android, mentre invece sulla versione A, U o quel cavolo che è C, adesso non ricordo, comunque sulle versioni cinesi non destinate ufficialmente al nostro mercato non viene garantito l'aggiornamento. Poi dopo non vi so dire se più avanti verranno fatti dei cambiamenti, ci saranno dei ripensamenti o quant'altro, ma al momento non ci sono rassicurazioni in merito. Vediamo velocemente com'è strutturato a livello scocca. Qui abbiamo un tasto centrale, LED di notifica che vedete lampeggiare, sensore di prossimità, luminosità, la cam frontale da 5 megapixel. Sotto abbiamo ingresso micro USB, forellino del microfono, lo speaker del volume che non è niente male, non ha una qualità eccelsa ma non è assolutamente niente male, tasto di avvio e spegnimento standby, bilanciere del volume, jack da 3,5, noise reduction e qui abbiamo l'ingresso per le due nano SIM oppure potete utilizzare un vano per la micro SD se volete espandere il terminale. In questo caso, essendo solo 16 giga, direi che è il caso di sfruttarlo. Qui abbiamo la sua bella cam da 13 megapixel, abbiamo visto le foto, non sono assolutamente niente male, dual flash, dual tone e la scritta Meizu qui sotto. Terminale ha una buonissima ergonomia, la plastica è lucida, però non è una classica plasticaccia che trattiene le ditate, anzi devo dire che comunque ha un buonissimo grip. E poi il fatto che comunque è arrotondato, devo dire che in tasca non dà nessun tipo di problema. Come vi dicevo, dimensioni abbastanza importanti, 150,9 x 75,2 x 8,7 mm di spessore ed un peso di 149 grammi. Ok, andiamo ora a sbloccarlo, tasto centrale, lo sblocchiamo. L'interfaccia è una classica interfaccia senza drawer, la Flyme, abbiamo versione 4.5.2i che sta per internazionale. Parliamo velocemente di alcune cose che vi avevo già accennato con il video delle prime impressioni. La batteria è migliorata, probabilmente il fatto che sia una versione internazionale o che comunque c'è stato l'aggiornamento alla 5.1, devo dire che è migliorata rispetto alla versione cinese che avevo provato tempo fa. Ci fate tranquillamente la giornata senza nessun tipo di problema, anche con un uso abbastanza, diciamo, medio intenso, e soprattutto in stand by praticamente consumo è pari a zero. Sentiamo l'audio in chiamata, qui c'è il suo bel tastierino. Andiamo a fare il 133 come nostro solito, dovrebbe essere già il volume al massimo. L'audio in capsula è buono. Consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Per proseguire sul 133. Come sentite, anche l'audio in viva voce non è assolutamente niente male. Come vedete, il display ha una buona luminosità ed una buona definizione. È un Full HD con 403 ppi. Vediamo un po' velocemente la Flyme. Facendo questo abbiamo la possibilità di andare a vedere gli ultimi programmi aperti, li possiamo chiudere in questo modo oppure facciamo questo gesto e come vedete vengono chiusi. Per richiamare la tendina potete fare lo swipe da qualunque parte dello schermo, non c'è bisogno di prenderla in alto, e riuscite ad entrare tenendo premuto il tasto home. Si va a spegnere il terminale, si va a mettere in stand by il terminale. Devo dire che è molto comodo piuttosto di usare il tastino laterale. Vediamo velocemente le impostazioni. Io adesso sto usando un tema personalizzato che mi è piaciuto molto, icone in stile Flyme oppure no, tema, sfondi sistema o quant'altro.
Qui se volete impostare i vari account, io il MyFlyme non l'ho impostato perché non mi interessa. Qui abbiamo la gestione della SIM, potete switchare i dati da una parte all'altra senza nessun tipo di problema, il wifi prende bene. Qui abbiamo la gestione delle varie suonerie, gestione del display, possiamo impostare anche la temperatura dei colori, più caldo, meno caldo, come meglio preferite. La batteria possiamo impostare il risparmio energetico, possiamo metterlo bilanciato, oppure io ho scelto prestazioni elevate perché, come ben sapete, non mi piace utilizzare i terminali con dei limiti. Geolocalizzazione, lo sblocco con password, aria sicura, block up. Devo dire, un'interfaccia semplice ma molto facile anche da utilizzare. Non ci sono particolari cose, risveglio con i tasti, smart touch, scorri verso destra lock screen, barra di stato immersiva, velocità di rete. Vedete, abbiamo varie cose impostabili. Qui abbiamo le varie informazioni di sistema, come vedete, versione di Android 5.1, e come vi dicevo, la memoria in questo caso in partenza sono 14,56. Devo dire che su 16 non viene mangiato fuori neanche tanto. In questo momento ho liberi 5,85 con tutti i miei programmi impostati. Per cui devo dire che, vabbè, se non siete, diciamo, soliti riempire i terminali con una miriade di applicazioni e quant'altro, devo dire che 16 giga per un uso non particolarmente multimediale, perché si è cominciato a metterci dentro film e si riempie in fretta, però devo dire che 16 giga non sono neanche pochi. Velocemente vediamo l'interfaccia della cam. Possiamo notare, qui abbiamo il video, qui la cam e qui le foto che abbiamo scattato. Qui abbiamo la possibilità di impostare vari parametri. Devo dire che la cam è anche abbastanza semplice da utilizzare. Scusate. Passando a questa parte facciamo slow motion, la scansione, campo di luce, panorama, bellezza. Se volete, e se siete bravi, potete impostarli anche in manuale definendo voi i vari parametri, oppure, come ho fatto io, in automatico. Vediamo velocemente anche le foto. Questa, vabbè, è una foto, un animalaccio un po' schifoso, però insomma c'era. Però le foto preferisco farvele vedere utilizzando Quick Pick come galleria. Allora andiamo di nuovo nella fotocamera. Così abbiamo due volte l'ingrandimento e, come vedete, a parte l'animalaccio schifoso, potete vedere che la definizione è piuttosto buona. Qui ho fatto un'altra foto, un altro animale. Impasta un po' sul fogliame, però, vabbè, sul fogliame in tanti hanno problemi. Anche qui, però, potete vedere come sono ben definiti i tavolini. Qui ho fatto un po' fatica a mettere a fuoco perché c'era anche un po' di sole contro e mi dava un po' fastidio, però devo dire che non è male. No, devo dire che non è assolutamente male come cam. Se andiamo a zoomare tanto, sì, qui perde decisamente in definizione. Però, insomma, ripeto, non è una cam da sottovalutare, da buttare, perché comunque si comporta bene. Stiamo comunque parlando di una cam da 13 megapixel. Per cui, insomma, devo dire che, rapportata anche al prezzo, parliamo di 199 euro, non è assolutamente niente male. Poi ricordiamoci che comunque stiamo parlando di un processore MediaTek MT6753 8 core con comunque 2 giga di RAM, e parliamo di, ripeto, 199 euro. Quindi teniamo bene in considerazione anche questo fattore, che non è assolutamente da sottovalutare. Vediamo un po' come si comporta nel browser. Andiamo a fare il solito Sky TG24. Eccolo qui. Vediamo nella versione classica. Poi, come sempre, se preferite potete utilizzare anche Chrome. Io vi faccio vedere il browser che c'è di default. Saltiamo questa notizia perché è una vergogna incredibile. Doppio tap. Pinch to zoom è decisamente buono. Doppio tap ancora, doppio tap, un attimino di ritardo. Ci mette un momentino per il rendering delle immagini, però devo dire che non è assolutamente niente male. Se utilizziamo Chrome, vediamo come va con Chrome. Ah, non l'avevo ancora impostato. Sì, ok, ricevuto.
Vediamo che qua Sky TG24. Un attimo di pazienza. Devo dire che comunque è anche abbastanza rapido. Un attimo che finisce di caricare la pagina. Sì, va bene la cosa sui cookies. Versione classica. Vedi che Chrome ha raggiunto anche una discreta maturità e funziona decisamente bene adesso. Tempo di caricare, un secondo solo che abbiamo quasi finito. Pinch to zoom va bene, doppio tap, reagisce prontamente. Ora sta ancora caricando, però possiamo vedere che assolutamente è buono. Diamo un'occhiata, torniamo indietro, andiamo nelle nostre solite immagini campione, giusto per vedere come si comporta. Il display praticamente di tipo IPS, possiamo vedere che i colori sono molto naturali, hanno una buona brillantezza, anche i colori, ripeto, sono naturali, hanno una buona brillantezza, un po' di saturazione del giallo in questo caso, anche qui lo possiamo notare. Andiamo a vedere per la definizione, ci allontaniamo perché altrimenti doppio zoom non va bene. Secondo che vado a mettere a fuoco, devo dire che comunque come definizione è decisamente buono, parliamo di 400 ppi, quindi per il nostro occhio devo dire che va più che bene. 4K ovviamente non le riproduce, vediamo un po' come riproduce Helicopter. Vedete anche il suono ha una buona potenza, ripeto, forse non è pulitissimo, però come potenza assolutamente niente male. Perché le palle degli elicotteri come si sentono bene. Andiamo a sentire un po' di musica. Ripeto, la pulizia dell'audio non è un granché, però diciamo che come potenza comunque ci siamo, non è assolutamente niente male. Ok, in ultima analisi andiamo a vedere come si comporta con Real Racing. Come al solito c'è un attimo di ritardo, ormai ripeto è una costante del gioco, non dipende dal terminale. Mi avete detto che preferite vedere i terminali per la parte ludica con Real Racing, per me non fa differenza. Voi mi dite quello che devo fare, io lo faccio. Anche qua potete sentire un buon audio, decisamente pieno. Per assurdo c'è un audio che va meglio con i bassi rispetto agli alti. Sugli alti tende un po' a sparare e non essere un granché pulito. Invece sui toni bassi devo dire che mi sembra rendere un po' meglio. Andiamo a scegliere un circuito che ho già fatto, almeno non dobbiamo stare a scaricare i dati. Abbiamo la visuale interna con lo specchietto, come potete vedere. Buona la maneggevolezza. Non c'è bisogno di fare movimenti particolarmente ampi o bruschi. Riusciamo a gestire bene la macchina. Vabbè, non mi fate passare, io passo fuori. Potete vedere che i movimenti che sto facendo sono veramente molto limitati. Buono l'audio,
devo dire che è anche abbastanza scorrevole, non mi sembra di vedere particolari perdite di frame. Poi giocando in modalità automatica, quei rallentamenti che si vedono è lui che sta frenando autonomamente. Insomma, che dire, un terminale che mi ha completamente soddisfatto. Ribadisco, a parte il prezzo, che è comunque veramente altamente competitivo in questa fascia di prezzo, non c'è assolutamente niente di meglio. Sfido chiunque a trovare un terminale che abbia prestazioni migliori a questo prezzo. Abbiamo questa unica pecca della mancanza della frequenza 800 MHz, sì, per alcuni versi può essere un problema con alcuni gestori e soprattutto in alcune zone, però ribadisco, visto il prezzo è diciamo una scomodità che possiamo anche perdonargli, se così vogliamo dire. Con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.